Bentrovati anche dalla pagina sportiva. Domenica dunque si sono giocate le partite della settima giornata in Serie D. Abbiamo ampiamente raccontato della prima vittoria in campionato della Lucchese. Andiamo a vedere nel punto di Roy Lepore che cosa hanno fatto le altre. Sconfitte con recriminazioni per le direzioni arbitrali sia per il Real Forte Querceta che il Seravezza Pozzi, i nerazzurri hanno perso 1-0 con la Sanremese al Buon Riposo, dove si è disputata la gara per l'indisponibilità del Necchi Balloni, con il gol su rigore di Spinosa che è giunto all'82esimo quando ormai non c'è stato tempo per recuperare. Una rete contestata per la decisione da parte del signor Gemelli di Messina, nerazzurri che hanno terminato anche in 10 la partita per l'espulsione di Guidi. Il vicepresidente Alessandro Muzzi è pronto a dimettersi da delegato della Serie D dopo la direzione di gara che ne lo ha fatto soddisfatto. Questa volta non ha portato bene al Seravezza Pozzi affrontare la Lavagnese che sul terreno amico ha vinto 3-1 dopo che le due volte precedenti aveva sempre perso contro i ragazzi di Walter Vangioni. In pratica la Lavagnese è passata dopo 15 minuti in vantaggio con Oneto, poi il raddoppio di Avellino su un rigore contestato, il 3-0 di Allucci e la rete della bandiera è arrivata per il rigore trasformato dal capitano Granaiola. Contestato l'arbitraggio del signor Totaro di Lecce da parte del Seravezza Pozzi, dopo l'infortunio di Casale si allenerà con il Seravezza Pozzi l'ex viareggino Stefano Marinai per verificare se ci sono le condizioni per un tesseramento. Sconfitta del Giviborgo in casa 3-2 con il Casale che è passato in vantaggio con Di Lerni, poi il pareggio di Lucatti, ma i piemontesi di Francesco Buglio sono tornati in vantaggio nuovamente con Mollici. Ristabilite le sorti dell'incontro ancora con Lucatti sul 2 pari, ma in pieno recupero al 94esimo è arrivato il gol del successo con Poesio per il Casale. Mister Fanani recrimina definendola una beffa. Torna al successo la Lucchese con il Savona, con il rigore trasformato da Cruciani per l'atterramento di Bitef da parte di Ghinassi. E i 3 punti al platino salvano la panchina di Monaco. E adesso vi riproponiamo la classifica della promozione Girone A andata in onda con un errore. Prato 2000 14 punti, River Pieve 13, Sestese 11, Larcianese, Maliseti, Ponte Buggianese, Monte Spertoli e Lampo a 10 punti, Viaccia e Pieve Fosciana 8, Villa Basilica 7, Calenzano 6, Polisportiva Luco 5, chiudono Lanciotto, Quarrata e Lammari con 4 punti. Voltiamo pagina, occupiamoci di ciclismo perché al Ciocco è andata in scena una giornata veramente importante con la prova della Coppa del Mondo di Trial. Tanto, davvero tanto spettacolo, tanto sport e spettacolare al Ciocco in questo fine settimana appena trascorso per l'ultima prova della Coppa del Mondo di Bike Trials organizzata dalla UCI. Degli oltre 130 iscritti, solo i migliori 18 rider si sono qualificati alla finale di domenica, dopo 2 giorni di eliminatorie, ed il risultato è stato alla fine quello di uno show unico che ha entusiasmato il numeroso pubblico accorso nella zona dello stadio del Ciocco. Passaggi spettacolari, cadute e distacchi minimi tra i rider. Il tecnico percorso realizzato da Marco e Paolo Patrizi è stato apprezzato da tutti ed ha contribuito ad accendere la sfida di questo grande weekend davvero intenso ed emozionante, che conclude un periodo di 14 giorni all'insegna della disciplina Bike Trial, iniziati la settimana precedente con gli europei della USA e approdati nel weekend appena trascorso alla finale appunto della Coppa del Mondo. Un percorso trionfale fatto di spettacolo crescente ed anche di pubblico in crescita per una disciplina da queste parti poco conosciuta, ma sicuramente in grado di regalare nuovamente, dopo i memorabili mondiali mountain bike del 1991, il giusto palcoscenico e riconoscimento mondiale al Ciocco, sempre più punto di riferimento a tutti i livelli della bike e della mountain bike. Un Ciocco che promette nuove grandi emozioni nel mondo internazionale della due ruote a pedali anche per gli anni a venire. Per quanto riguarda la coinvolgente finale di domenica, nella categoria Elite Men 20 pollici, il podio e il titolo è stato tutto spagnolo con la vittoria di Borja Conejos. Nella categoria Elite Men 26 pollici conferma la sua supremazia l'inglese Jack Carty, che danza tra le strutture e conquista qui al Ciocco gara e Coppa del Mondo.
Nella categoria Open femminile sorprende tutti la giovanissima atleta spagnola Vera Barón, classe 2004. A soli 15 anni di età sopperisce alla maggiore esperienza delle sue avversarie con una grinta e una precisione che non hanno avuto pari qui al Ciocco. E qui conquista la sua prima Coppa del Mondo UCI. Tanta la soddisfazione degli organizzatori, a cominciare dalla D del Ciocco Andrea Barbuti, anche dopo i complimenti ricevuti dalla UCI, rappresentata al Ciocco da Dani Parramon, UCI Trials Coordinator. Termina qua anche la pagina sportiva, una breve interruzione pubblicitaria, poi spazio alla terza parte del TG Noi.